Buongiorno da Giuseppe Recca dalla redazione del Corriere di Sciacca. Oggi è venerdì 1 luglio. È slittato all'inizio della prossima settimana il conferimento delle singole deleghe assessoriali ai componenti della giunta del nuovo sindaco di Sciacca, Fabio Termine. Quest'ultimo in questi giorni è impegnato nella fase di organizzazione degli uffici e del suo staff. Per quanto riguarda il Consiglio Comunale, sembra ormai certo che la maggioranza consiliare assegnata alla coalizione del candidato sconfitto sembra aver definito il percorso che condurrà Ignazio Messina alla presidenza del civico consesso. Ieri mattina il magistrato che sovrintende ai lavori della Commissione elettorale centrale, che aveva verificato le schede della elezione del sindaco, sta adesso esaminando i voti attribuiti alle singole liste nel primo turno del 12 giugno. Per chiarimenti ha convocato in audizione la presidente della sezione numero 5. Ci sarebbe una incongruenza nel verbale di scrutinio riferita nello specifico al numero di voti attribuiti alla lista Onda. Consigliato l'uso delle mascherine FFP2 nei contesti più rischiosi, smart working per i soggetti più fragili e controllo della temperatura. Queste le principali misure di contrasto al Covid contenute nel nuovo protocollo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro che sarà in vigore fino al 31 ottobre. Cade dunque l'obbligo generalizzato a tenere la mascherina nei luoghi di lavoro privato. Il quartiere Foggia, in particolare la spiaggia, sempre tanto frequentata dalle famiglie, diventa No Plastic Beach. Si punta ad annullare a poco l'utilizzo della plastica sull'arenile e l'abbandono della stessa in mare. Per dare seguito a questa volontà, il comitato ha sottoscritto un protocollo d'intesa che vede coinvolte diverse associazioni, ma anche enti, primo fra tutti il comune di Sciacca. La firma all'intesa anche da parte di WWF, Mare Vivo, Rotary Club, Mojito Beach, 20 Nodi, Verde Luna. Presentazione del progetto domenica 10 luglio alle ore 10:30. Torna da oggi 1 luglio l'appuntamento con i saldi estivi. La Sicilia è la prima regione a partire. Quest'anno le previsioni oscillano tra l'ottimismo per il ritorno della piena libertà di circolazione, oltre che del turismo nazionale e internazionale, e le preoccupazioni sulla situazione economica generale con la crisi dei prezzi energetici e il peso dell'inflazione. Calcio: nel pomeriggio di ieri nella sala stampa dello stadio comunale Gurrera è avvenuta la presentazione del nuovo allenatore dell'Unitas Sciacca, Totò Bruccoleri, uno dei tecnici più noti e con maggiore esperienza nel calcio dilettantistico siciliano, ma anche uno dei più vincenti. L'allenatore mazzarese è già al lavoro con il direttore sportivo Andrea Tumiolo per predisporre l'organico del prossimo campionato di eccellenza. Il tecnico ha confermato che intende come prima cosa confermare i giocatori locali di esperienza che hanno portato la squadra in eccellenza. È tutto, vi ringrazio, buona giornata e restate con noi.